King's Bounty 2 è un titolo atipico che mescola strategia e gioco di ruolo e rappresenta un approccio del tutto nuovo alla storica serie fantasy. Tra rischiose missioni da affrontare, personaggi con cui interagire e ostici combattimenti a turni, il vostro viaggio attraverso il regno di Nostria può rivelarsi davvero pericoloso. Non sapete da che parte iniziare? Niente paura! Provate innanzitutto a mettere mi piace e a cliccare sulla campanellina per iscrivervi al canale. Non basta? E va bene, potete sempre seguire la nostra guida, allora. Prima di partire per l'avventura, dovrete scegliere il vostro protagonista fra i tre a disposizione. Il guerriero Ivar, la maga Catherine e la paladina Elisa. Questa scelta è molto importante. A cambiare infatti il modo in cui si evolve la trama e l'approccio agli scontri, poiché ciascun personaggio predilige unità di combattimento e stili differenti. Ivar è il classico mercenario guerriero votato alla battaglia, ma con abilità di comando limitate e poco affine alla magia. Inizia l'avventura con 3 punti dell'ideale potere e le unità sotto il suo comando possono contare su statistiche di combattimento potenziate. Catherine è invece una maga formidabile. Il suo viaggio comincia con 3 punti nell'ideale astuzia e in battaglia può scagliare potenti incantesimi. Infine Elisa è una paladina in grado di riunire grandi unità in poco tempo e può vantare 3 punti iniziali nell'ideale ordine. Si destreggia tra abilità magiche e quelle da combattimento, ma non eccelle in nessuno dei due ambiti. Valutate bene quindi il personaggio che meglio si adatta al vostro stile di gioco, è un passo che può fare davvero la differenza. Gli ideali di King's Bounty 2 rappresentano l'allineamento morale del vostro eroe. Sono 4 in totale: ordine, anarchia, potere e astuzia. Come è facile intuire, gli ideali sono diametralmente opposti tra loro e nello specifico in questo modo. È meglio affrontare una battaglia con l'astuzia oppure avvalendosi della forza bruta? In base a questa e a molte altre scelte che farete nel corso dell'avventura, potrete quindi guadagnare punti per un ideale piuttosto che per un altro. I punti ideali vi permetteranno inoltre di accedere a diversi talenti, abilità che possono essere acquisite facendo salire di livello il vostro personaggio. Tenete a mente però che una volta portato un ideale a un certo livello, il vostro personaggio potrebbe rifiutarsi di compiere azioni di allineamento opposto. Il sistema degli ideali e dei talenti funziona benissimo nei combattimenti, ma impoverisce la struttura ruolistica del titolo, poiché vi sentirete pressoché obbligati a prendere determinate scelte per aumentare i punti ideale, anche se appaiono meno appetibili. Mettiamo invece che vi accorgiate di aver buttato punti preziosi su un'abilità che non fa al caso vostro. Tranquilli, niente è perduto. È sufficiente cliccare sul pulsante nella parte bassa a sinistra del pannello dei talenti per ripristinarli tutti. Il primo reset è completamente gratuito, mentre i successivi richiederanno una piccola somma in oro. E i combattimenti? Nel titolo One Sea Entertainment la preparazione è importante tanto quanto le decisioni che prenderete in battaglia. Il vostro personaggio non partecipa direttamente agli scontri, ma impartisce ordini alle unità sotto il suo comando. Il campo di battaglia è rappresentato in una griglia esagonale dove all'interno di ogni casella può trovarsi un'unità alleata o nemica. Ogni unità appartiene a uno specifico ideale e utilizzarne una che segue un allineamento opposto a quello del protagonista ne abbassa il morale. Tuttavia, se avete unità che sposano i vostri principi, allora queste otterranno un bonus al morale, aumentando le probabilità di guadagnare un turno extra in combattimento. Oltre agli attacchi regolari, ciascuna unità ha dei vantaggi passivi, azioni o abilità peculiari, e durante il combattimento potrete inoltre sostituire un'unità attiva con una di riserva. È dunque raccomandabile possedere molte tipologie di unità per far fronte a scenari differenti. Curare le unità ferite in battaglia è certamente una buona abitudine, e per farlo basta pagare una piccola somma in denaro al termine dello scontro. Un investimento sicuramente consigliato, dato che un'unità in piena salute avrà meno probabilità di cadere in combattimento. Le unità possono essere acquistate presso i reclutatori pagando in oro, ma sebbene all'inizio dell'avventura sia una buona idea acquistare nuove truppe per rinforzare il vostro esercito, progredendo vi consigliamo di risparmiare risorse piuttosto che investire oro in unità non essenziali. Come ogni GDR che si rispetti, anche in King's Bounty 2 potrete memorizzare i progressi in più slot di salvataggio. Il gioco salva in automatico prima dell'inizio di una battaglia o dopo aver guadagnato un punto ideale, ma il consiglio è quello di sfruttare i salvataggi multipli quando vi imbarcate in un nuovo incarico. Capita infatti che una vostra azione o una frase fuori luogo possa scatenare il putiferio quando meno ve lo aspettate, e in questi casi basta semplicemente ricaricare il salvataggio e ritentare. Inoltre, esplorare a fondo gli scenari in cerca di statue e altari che donano punti extra al vostro personaggio è certamente un'ottima idea. I punti di viaggio rapido vi renderanno la vita di certo molto più semplice quando dovrete spostarvi da una parte all'altra di Nostria. Non dimenticate dunque di attivarli. Per finire, un paio di dritte decisamente più pratiche.
Una volta iniziata l'avventura a Forte Crucis, vi verrà chiesto di parlare con un reclutatore che vi presterà un'unità con 3 lancieri. Lo stesso personaggio in seguito vi darà la possibilità di ottenere un'unità di cani da guerra pagando una piccola somma di denaro. Tenetelo a mente. Durante le prime battute, inoltre, vi verrà donato un cavallo. Ispezionate le stalle per ottenere un po' di bottino extra. Poco dopo aver lasciato la fortezza, invece, vi imbatterete nella prima scelta morale del gioco: aiutare dei nani a difendersi da un gruppo di umani oppure schierarvi con questi ultimi. Aiutando i primi, potrete acquistare dei lupi e unità di nani, ottime per affrontare le fasi iniziali del vostro cammino. Bene, questo è tutto quello che vi serve sapere. Siete pronti a partire alla volta di Nostria? Diteci la vostra nei commenti qui sotto, mettete mi piace e fate la scelta morale giusta cliccando sulla campanellina per iscrivervi al canale e non perdervi nessuna delle nostre guide. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.